grande. Cosa c'hai da brontolare? Cosa c'hai da brontolare? Si può sapere che razza di attendente sei tu? Invece di attendere alla mia persona sono io che devo attendere a te. Ex attendente, prego. Come sono ex suonatore della fanfara e cameriere per devozione. Tu sei cameriere per onore e devozione, perché ricordati che servire un onorevole è un onore. Io non mi farei troppe illusioni così te. Ah sì, perché secondo te io sono un illuso. È vero? E anche per te sono un illuso? Signor Rossi, signor tenente. Non chiamarmi tenente. Io sarò onorevole, cioè. E cominciamo a farci l'abitudine, ragazzi. Cominciamo a farci il callo. Perché malgrado tutto e tutti, io andrò in Parlamento. Lo so che tu voterai contrario. Lo so che tu nel segreto dell'urna elettorale non ascolterai la voce della Monica Nucale che ti sussurra all'orecchio come un soffio. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Come hai detto? Vota Antonio. Ma voti Antonio tuo, signora? Ma lo sai per chi voto? Fedegrafa, fedegrafa, non importa. Anche senza il tuo voto, io sono eletto deputato lo stesso, perché modestamente c'è ancora chi ha stima di me, chi ha fiducia in me. Ne vuoi un esempio? Nicola! Comando, signor sì, sarò deputato. Ma che sarò deputato? Deputato sarò io. Dimmi un po', per chi voti tu? Voto Antonio, voto Antonio. Io? Per il Papa. Per chi voti? Per il Papa. Queste sono cose dell'altro mondo, questo mi giunge nuovo. Ma chi avrebbe mai creduto che la DC avesse convinto sua santità a presentarsi deputato? Cosa da dici, scomunicato? Perché avete capito? Io ho detto voterò per il Papi. E che partito è questo Papi? Partito autonomo pensionati italiani. Ma tu senti cose dell'altro mondo. Qui in Italia da noi succedono cose pazzesche. I partiti spuntano come i funghi. Ne avevamo già 18 e con questo 19. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. E mi dici tu cosa c'entri con questo partito? Tu sei un soldato. Vabbè, ero ai tempi miei, quando diciamo così suonavi i piatti nella banda diretta da voi. E grazie signor sarò deputato. Ma che sarò deputato, ingrato. Ingrati, non importa. Io seguiterò a combattere. Ho sempre combattuto per la patria e per la dinastia. Io sono un combattivo, passerò alla storia. Sì. Sono combattente. Combattente, con la musica. E beh, secondo te la musica non serve a niente? Anche la musica è utile al paese. Oh beh, oh beh. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Pronto? Pronto, Gertrude? Gertrude, sei tu? Sì, sì? No, 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 io voto Giulio. Ai, mia cara, non c'è rosa senza spine, non c'è governo senza Andreotti. Vota Antonio. Italiani, elettori, inquilini, coinquilini, casigliani, quando sarete chiamati alle urne per compiere il vostro dovere, ricordatevi un nome solo, Antonio La Trippa. Italiano, vota Antonio La Trippa. Italiano, vota La Trippa. Via il sugo. Brutto mascalzone, figlio di italiani. Italiani, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Inquilini, coinquilini, condomini casigliani, quando andrete alle urne per compiere il vostro dovere, votate la lista PNR, Partito Nazionale Restaurazione. Scegliete un numero solo che è tutta una garanzia, tutto un programma. 47! Morto le palle! E fessa chi non sta zitto! Ma guarda che numero mi hanno dato!